benvenuti in Kiwi! E siamo a Lucca Comics! No! Domani! Domani a Lucca Comics? Domani. E mo che famo? Vabbè, se ne andiamo in giro. Sì. Vabbè, andiamo in giro. E ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere like, tanto è gratis raga, non vi costa nulla, però per me è un grandissimo aiuto e supporto per continuare a fare video nelle fiere e quindi anche a Lucca Comics. E quindi ragazzi benvenuti in questo vlog del pre-Lucca Comics, dove andremo a vedere che aria tira a Lucca il giorno prima della fiera. Di andare in giro per Lucca senza Lucca Comics pare strano. troppa normalità in giro. Siamo arrivati due giorni prima del Comics. Ieri siamo andati a Pisa. Ti è piaciuta la torre di Pisa? E domani inizia a rompere un po' le noci di cocco ai cosplayer, a fare qualche intervista. Inizia a dare un po' di fastidio. Chi è che sarà la mia cameraman? E niente raga, mo vi faccio vedere un po' di Lucca e Lucca nella normalità vi faccio vedere. E da domani si inizia la danza, da domani si balla. Devo dire che vedere la fontana, dove principalmente siamo abituati a vederla piena di cosplay, fa un po' strano. Però c'è un'aria di tranquillità inimmaginabile, sembra di stare in una bolla. Tutto è tranquillo e poi con sto sole che riscalda è il top, raga. Che poi c'è sempre stato bel tempo, cosa non scontata, anzi. Devo dire però che sono rimasto un po' deluso dal vedere le mura senza bancarelle. Però vabbè, questa edizione c'erano norme un po' particolari, quindi ok. Però i temporary shop, cioè i negozietti che vendevano gadget, erano sempre affascinanti. Infatti in questo, durante il comics, c'era una fila lunghissima per quanto era bello, anche perché era ambientato tema Harry Potter. Fantastico! E siamo a piazza San Michele, stanno costruendo, stanno allestendo lo stand di Star Comics e domani ci andiamo. Ma vedete? Questa è piazza San Michele senza i cosplayer. Ambedio! E anche la piazza San Michele aveva il suo fascino, e che fascino! Infatti devo ammettere che vederla il giorno prima mi ha fatto apprezzare al meglio la sua bellezza, e sinceramente vederla così libera mi ha dato come l'impressione che fosse un po' più grande. Non lo so, scrivetelo anche voi nei commenti se anche voi vi ha dato questa impressione. Oh, e se vieni a Lucca non puoi non andare in piazza Anfiteatro, attenzione, piazza Anfiteatro, sempre senza il cosplayer perché oggi è il giorno prima. Oh, yeah, ma che bello, però quest'anno non c'è il classico, non c'è il classico padiglione che sta sempre qua al centro. Però è bella lo stesso, qualche roba. E qua in sta piazza ci imbriachiamo a bestia, amo? Che dici? Ci imbriachiamo a bestia. E poi c'è anche il vicolo della felicità, dove la gente è felice! Ah! E continuando andando in giro abbiamo trovato anche queste cartoline coi gatti, così, i gatti antropomorfi diciamo, bella, anche costavano pure in euro, costavano, però erano bellissimi i disegni, bella, beh, mi piace sta fantasia dei lucchesi che hanno ste cose un po' particolari, dove non è che le trovi dappertutto, eh. Continuiamo il nostro giro dentro Lucca il giorno prima, c'è un'aria un po' normale diciamo. Non sembra che domani inizia il comics, diciamo. Oh ma che belli questi gatti così disegnati! Oh mio Dio! Ma da dove dobbiamo andare? Mi sono perso. Qui è proprio deserto, eh! Ma raga! Qui è proprio deserto! Tieni! Cioè proprio non c'è niente, raga! Thank you.
e siamo arrivati alla sera a cercare un posto dove mangiare. Anzi, sappiamo già dove mangiare. C'è un posto dove andammo tipo 2 anni fa e faremo a trovarlo, io andiamo a memoria, ce la possiamo fare. Andiamo a memoria dove si trova, perché abbiamo l'orientamento di e niente raga, la sera inizia, domani inizia il Lucca Comics. Devo dire che però la sera si è già movimentato un po' di più, c'era un po' più di gente in giro, un po' più di movida, la musica si iniziava a sentire, diciamo l'aria iniziava a salire, l'aria del comics. Però ragazzi, abbiamo girato, la fame aumentava e continuavamo a girare, ci stavamo quasi per arrendere, perché giravamo e non si trovava, e di là e di qua e di là e di là, no, e non si trovava. Ma stavamo per entrare nel primo locale aperto, cioè la fame, stavamo proprio morti di fame, proprio che raga, non avevo mai avuto fame così. Però alla fine, cioè, entriamo nella movida, entriamo. Mano una po', una mano. Fa freddo, raga, si gela. E niente, alla fine l'abbiamo trovato il posto. Ci siamo riusciti alla fine. Il posto si chiama Osteria da Rosolo. Tiè, si vede? Non lo so. Osteria da Rosolo, allora, è fantastica raga, a Lucca è uno dei più buoni, quindi mo ordiniamo e poi vediamo, vi faccio vedere chi abbiamo mangiato. Ci vediamo dopo raga, quando ordiniamo, che c'ho fame. E ovviamente la serata iniziava con un bel calice di vino. E niente ragazzi, è arrivato il primo antipasto, il primo, l'unico antipasto, e ci sta. Ci sta i affettati toscani, col pecorino e il lardo. E niente raga, mo fateci mangiare che ci abbiamo. C'è fame, amo? Cioè, già sta a mangiare, fammi mangiare, se non mi sbrigo non mi trovo niente. Ciao raga, dopo! Niente raga, è arrivato il piatto forte, è arrivato. Te, a rovellina capolenta. Te, va che bella, va che bella. E a me invece ci sta il cinghiale con la polenta. Mamma mia raga, sta Osteria da Rosolo è la migliore raga. Boh, fatemi mangiare che c'ho fame raga. Sì, che mi sta mangiando, cioè. Fatemi mangiare raga, se vediamo dopo. Ragazzi, siamo arrivati al dolce. So che il dolce ci ha consigliato un dolce tipico lucchese, che mi ha detto che è con gli spinaci, con la verdura. Con la verdura dolce, un dolce con la verdura. Io sinceramente non so, dice che è buono, ci fidiamo. E poi ci sta, vabbè, la ricotta, ricotta e cioccolato. Però raga, il dolce con la verdura, tipo, faccio vedere, se mi piace. Fammelo. Provo dolce ca verdura, te in diretta raga, dolce ca verdura. La verdura dolce non l'avevo mai mangiata raga. Buono. Dai raga, fatemi mangiare in pace, se vediamo dopo, dai. Raga, abbiamo finito la cena qua da Osteria de Rosolo. Mo se andiamo a fare una bevuta in giro da qualche parte. Oh raga, però buona, buona cena, ti è piaciuta? Abbiamo girato mezza Lucca, perché ci abbiamo la cosa là, come si chiama? L'orientamento della merda. Però alla fine l'abbiamo fatta, dai. Se famo una camminata dentro Lucca prima che inizia il comics, e ci vediamo domani. Però mo vediamo se riesco a ubriacarmi e faccio vedere un po', io spero di non ubriacarmi.
Dai, dai, a dopo, ragazzi. E finiamo questo video vlog di prima Raw, prima del Lucca Comics, qui di nuovo a Piazza Anfiteatro a bevere un drinketto. Che te stai a bere tu? Io il Blue Lagoon. Blue Lagoon e io il Pigna Colata. Quindi, raga, se vediamo domani a rompere le palle a un po' dei cosplayer. Raga, mo fatemi finire in briaca e ci vediamo domani. Va bene, raga? State tranquilli. Ciao, cari. E da quella sera iniziò il nostro tracollo a imbriacarci da far schifo. Ma questo lo vedrete nel prossimo video di Halloween. Ciao ragazzi e iscrivetevi al canale. Oh.